Buonasera a tutti, ringrazio tutti i presenti per essere voluti essere qui con noi stasera. Abbiamo convocato questa conferenza stampa degli eletti dopo gli ultimi fatti politici e amministrativi che hanno visto al centro anche di tante polemiche il nostro paese. Saluto tutta la stampa presente, i segretari di partito, i consiglieri comunali Edoardo Pone e la dottoressa Narita De Simone. Indipendentemente dall'aggressione che ha subito la dottoressa De Simone, alla quale qui pubblicamente rinnoviamo la nostra solidarietà, ma il dato politico importante emerso da quel consiglio comunale è che di fatto l'amministrazione Esposito non ha più una maggioranza in consiglio comunale. Altro dato politico importante è il manifesto che l'altro ieri è uscito in paese, nel quale il commissario cittadino del Popolo della Libertà, partito di punta e che ha dato la possibilità di vincita alle elezioni a questa amministrazione, si è dissociato dall'operato del sindaco Esposito e della sua giunta, sancendo di fatto l'uscita da questa maggioranza. Questo manifesto apre nuovi scenari all'interno della situazione politica anastasiana ed è per questo che i consiglieri comunali di opposizione hanno voluto spiegare e vogliono spiegare alla cittadinanza le motivazioni che spingono in maniera forte ad opporsi ancora di più a questa amministrazione, perché anche come abbiamo noi come Partito Democratico espresso in un manifesto uscito di recente e me appeso alle mura cittadine, questo sindaco con la sua amministrazione è giunta ormai al capolinea ed è giusto che si ridia la parola agli elettori. Non tanto soltanto per la questione politica e per la perdita della maggioranza da parte del sindaco Esposito e della sua giunta, ma anche perché riteniamo in maniera incontrovertibile il fatto che questa amministrazione abbia prodotto poco o nulla per la nostra cittadina. Le varie opere già cantierizzate e che devono essere soltanto portate a termine non partono, e tante altre questioni importanti per la nostra cittadinanza, come ad esempio l'AMAB che è stata sciolta e i cui debiti ricadranno quasi sicuramente sulle tasche di tutti i concittadini, la questione cimitero, la questione zona rossa e PUC, di cui abbiamo tanto dibattuto in 2 anni ormai di amministrazione Esposito, hanno disatteso le aspettative di tanti cittadini che hanno creduto alle favole di questo sindaco, ed è per questo che stasera noi facciamo sentire ancora di più forte la nostra voce di dissenso, ma non un dissenso tout court nei confronti dell'operato di questa amministrazione, ma un dissenso ragionato e responsabile. Basti pensare a tutti gli atti amministrativi che i consiglieri comunali di opposizione hanno votato nelle varie sedute della massima assise cittadina. È proprio in virtù di questa responsabilità di cui ci sentiamo portatori che è giusto iniziare ad affrontare in maniera diversa i problemi di questo paese, e lo si può fare soltanto con nuove elezioni e con una nuova amministrazione seria e responsabile che si adoperi in maniera reale per la rinascita di Sant'Anastasia.